Come vi avevamo anticipato, l'ultima pagina di Sport Non Stop Estate quest'oggi è dedicata ai motori, è un record di velocità. Ne parliamo con Ralf Ruckstuhl, ben trovato Ralf. Grazie, buonasera. Buonasera, allora è un record, un progetto di cui adesso ci spiegherai, però facciamo così, prima di sentirti andiamo a vedere il teaser di questo, di lancio insomma di questo progetto. Va bene. Raf, ti è venuta la pelle d'oca a vedere questo teaser, noi abbiamo intuito qualcosa, ma spiegaci bene di che progetto si tratta e che ruolo hai tu? Sì, il progetto è di fare un nuovo record di velocità sul lago Salato a Bonneville, Utah, in Stati Uniti. Io sono il capo equipa, se vuoi. Sì, ma il record sarebbe fatto in una settimana da adesso e dobbiamo abbattere 267 km all'ora, che corrisponde a entro 420 e 430 sull'asfalto. Allora, quindi, settimana prossima voi andrete nello Utah, sul lago Salato. Per voi siete tu, che sei la team director, possiamo dire così, sei il capo della scuderia, che è formata da te, da un pilota, che è Tiziano Vescovi, e da un meccanico, che è Isni Yupa. Giusto. Siete una team che è nato a Torre, in Val di Blegno. Questo è importante per me, sì, siamo nati in Val di Blegno. Il sono è nato da me nel 2007, quando è uscito il film con Anthony Hopkins, La grande sfida. Ma dopo, l'anno scorso, con mio amico e socio Yupa, e insieme con Tiz, è nato l'idea, e della idea siamo andato avanti, adesso siamo su un livello abbastanza grande, più grande che abbiamo mai pensato. Quindi voi andrete in Utah con questa moto per battere questo record di velocità, hai detto 267 km orari, e questa moto che moto è? Da dove spunta? L'avete creata voi? Beh, è una moto, ti devo dire qualcosa strana, anche il motore è un Ducati 999, Deve sapere che c'è categorie, puoi anche andare con un cinquantino, ma sicuramente non fai le velocità impressionante. Ma la nostra categoria è fino a 1000, due cilindri e senza nessuna carena, un naked bike. E poi è una categoria molto dura, perché anche la ruota sempre spinge e il pilota deve veramente provare a mettere il contatto del pneumatico al sale, sì. La moto è una KR-001,
per ridere, ma questo mi ha fatto paura. KR è il vostro... è la nostra il nostro garage proprio, sì. Ecco, stiamo vedendo alcune immagini di moto che vanno sul lago Salato. Allora, questa moto verrà guidata dal pilota che è Tiziano Vescovi e che è un macellaio di Olivone. Allora, andiamo proprio a sentire Tiziano Vescovi riguardo a questa avventura. Sono Tiziano Vescovi, abito a Olivone, sono macellaio e ho una grande passione per la moto. Ho conosciuto i ragazzi del KR 2 anni fa e avevano comprato un telaio di una moto e da lì gli ho domandato cosa serviva un telaio così senza usarlo e dopo boom, è nata questa idea di andare a battere un record a Bonneville. L'obiettivo che abbiamo da battere il record è dei 330 km orari per entrare nei 200 mile club. Felice, emozionato, un po' di paura, cioè, ma normale. Poi ci aiuta. Però boh, ma neanche tanto, perché fin quando non provi non sai. Non sai cosa ti aspetta e automaticamente non hai quella paura, tipo come andare a scalare ogni tanto e c'è una presa un po' difficile e hai quella mezza paura finché non la provi. Ralph, non l'avevi mai vista neanche tu questa intervista? No, mai vista, no. Ecco, la velocità, parliamo della velocità. Tu prima dicevi 267 km orari, ma sul sale sono di più. Sì, perché perde tanto anche perché la ruota spinge sempre. Ma mi ha fatto tanto piacere sentire Tiz che ha detto adesso lui vuoi fare 330. Allora, perché c'è un club per i mitici, è 200 miles club, riporta 324 x km all'ora. E io dico sì, superiamo già 300, sono molto contento, ma sentire il Tiz così a bocca al lupo, sono contento. E speriamo che ce la facciate, anche perché ha un obiettivo benefico questa iniziativa. Sì, è nato per questo, perché il gruppo e me, qualcuno ha offerto la moto a noi così e abbiamo detto no, il telaio perché non serve. E dopo mi ha detto la seconda volta che i soldi vanno in beneficenza, io abbiamo subito detto di sì. Adesso tutto il progetto facciamo insieme con il Verein Türöffner in Svizzera Interna, che aiuta giovani che hanno perso la strada di rimetterle sulla strada giusta. E anche lui, il capo là, Adrian Hecchi, è il trainer del Tiziano, è c'è esperienza anche in boxing e training mentale. E sicuramente questa idea, anche lavorare insieme con le giovani che sono venute tre volte in Valle Blenio, ha dato tanto emozioni a noi e ha fatto la cosa ancora più bella per tutti noi, per tutta l'equipa. Ma concretamente, pensi che ce la farete a battere questo record? Le prove che avete fatto cosa vi dicono? Dovreste farcela. Ma che pensi che dico io adesso? Ma sicuro battiamo questo record. Molto bene, quindi non sei scaramantico. No, io sono molto tranquillo. E sì, c'è uno che la fa che io conosco, ma davvero? Forse c'è 100 persone che vogliono farlo, ma per me c'è solo il Tiz che lo fa. È un mitico. Lui, quando si concentra in un tunnel, è un grande, sono sicuro. Tutta l'equipa, tutto insieme. Tu hai detto sono il boss, ma io sono solo una piccola ruota di questa equipa. Siamo un'equipa, tutto insieme lo facciamo. Beh, allora, vi auguriamo davvero di farcela, a battere questo record. Dopo la vostra avventura non aiuta, tornerete qui a raccontarci com'è andata e poi è da segnalare anche che i colleghi di Storie stanno realizzando proprio una puntata su questo bel progetto, su questa bella avventura, una puntata che andrà in onda in autunno,
verso la fine dell'anno 2017. Ralf, grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie a te. Ti auguriamo tutto il bene possibile, in bocca al lupo a te, a Tiziano, a tutta la tua squadra. Grazie davvero.